Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati sul nostro canale, noi siamo i Dreamers Love to Play. Buon 2017 ragazzi, questo è il primo video e viva di questo bellissimo anno nuovo. Esatto ragazzi, sì, bello. Benvenuti sul nostro primo video, il nostro anno nuovo. Vi auguriamo ovviamente tanta felicità a tutti voi che ci seguite, anche chi non ci segue perché fa sempre in tempo a farlo. Vabbè, questa è stata certo. Pubblicità un po' così. Ci auguriamo che sia un buon anno, come dicevamo, soprattutto videoludicamente parlando avremo tante importanti novità già annunciate e ci prepariamo ad accoglierle nel migliore dei modi. Ad accogliere anche tantissimi titoli che sono stati annunciati durante la fine del 2016 e che ovviamente ci auguriamo rispettino le date di uscita, anche se alcuni magari non hanno proprio un periodo preciso, alcuni sono del 2017 e basta, quindi sono titoli con uscita generica e quindi noi non vediamo l'ora comunque di mettere mano a questi titoli che adesso andremo ad elencarvi, perché ci sono veramente, come ho detto poco fa, molti giochi veramente tanto interessanti per qualsiasi piattaforma, quindi sia multipiatta per tutte le console ma anche delle esclusive di non poco conto, giusto? Esatto, esattamente. Partendo proprio dal mese di gennaio abbiamo veramente tanta paura. Comincia col botto, perché uscirà il settimo capitolo di Resident Evil e diciamo che dovrebbe promettere bene, peccato che non sia il mio genere, però comunque dovrebbe promettere bene. Ci sono numerosi parallelismi con Outlast, diciamo, e dovrebbe trasparire qualcosa di molto tetro. Sì, ricorda vagamente molte ambientazioni, quello che abbiamo visto nel trailer al 3 dell'anno scorso. E poi un dettaglio che secondo me è abbastanza importante è che questo titolo supporta la realtà virtuale, esatto. Quindi ci immergiamo completamente in questa avventura horror, veramente. Anche no. Ed è molto interessante vedere come questo nuovo capitolo, conoscendo già i precedenti della serie, si presenterà. Direi che comunque è stato fatto un ottimo lavoro da quello che abbiamo visto. Ovviamente, quello in maniera obiettiva, anche per chi non è fan di zombie e company come me, però obiettivamente è stato fatto un lavoro importante. Parlando sempre del mese di gennaio, noi ovviamente vi stiamo stilando quelli che dovrebbero essere i videogiochi in uscita nel 2017, ma contiamo anche le console, perché comunque ci sono stati molti annunci. Sì, il 13 gennaio c'è un importante video, non so se faranno uno streaming live oppure caricheranno un video come la presentazione. Insomma, stiamo parlando di Nintendo Switch. Nintendo ci ha promesso il 13 gennaio alle 5 del mattino, ora italiana, purtroppo. Quindi le cose sono due: o come dice lui, vi fate tutta quanta la nottata fino alle 5 ben bottite di caffè, oppure come suggerisco io, per chi deve andare a scuola o comunque deve andare al lavoro e si deve alzare che sono alle 6, facciamo conto, uno si alza un'ora prima, così inizia la giornata col botto e prosegue con col sorrisone in base a quello che appunto Switch ci potrà regalare con le immagini che verranno offerte da Nintendo. Ma noi ci auguriamo che voi non abbiate né lavoro né scuola la mattina successiva, perché andreste come zombie probabilmente. Sì, quindi comunque Nintendo 13 gennaio, vi ricordo la data, ci ha promesso tutti i dettagli della nuova console Nintendo Switch che uscirà invece a marzo, ve lo ricordo, salvo imprevisti ovviamente. Ragazzi, noi stiamo dando grande fiducia a Nintendo, perché comunque questa console per loro deve essere come un'ancora di salvataggio. Stiamo notando effettivamente lo stesso, cioè io mi auguro che non ci sia lo stesso atteggiamento, perché anche al lancio di Wii U ci fu, insomma, un grande, veramente erano tutti molto interessati, poi a poco hanno tutti abbandonato la nave e quindi Nintendo si è sprofondata a picco con le sue stesse esclusive. Certo, Mario e Zelda, titoli come questi, adesso ho citato i principali, riescono a tenere a galla comunque una console, ma non abbastanza, perché comunque i tempi sono cambiati. Purtroppo la gente la grafica, cioè guardano solo quello. Il mercato ormai sembra basarsi solo su quello. Non sappiamo cosa ci attende poi davanti, quindi esatto. Dobbiamo anche fare una proiezione più fortunata possibile, e questo che penso, a mio avviso, che Nintendo stia agendo da questo punto di vista e cercando di mantenere le tendenze e verificare cosa ci potrebbe essere, cosa potrebbe attrarre davvero i futuri utenti, insomma l'utenza prossima, cosa potrebbe colpire davvero oltre alla grafica, appunto, che sosteniamo anche noi, però che non è tutto in un gioco. Sì, nell'insieme va visto anche che noi siamo un titolo con una bella trama, un gameplay che magari attira. Adesso vi facciamo capire il perché il gameplay è importante, perché fra poco vi annunciamo un altro titolo molto interessante del passato. Insomma, sono tutte cose, ma io ad esempio ci metto dentro anche la colonna sonora.
perché un titolo tutto deve essere armonioso e perfetto, perché altrimenti sì, la grafica è importante, per carità ragazzi, perché nel 2017 nessuno vorrebbe vedere su una televisione un titolo in 360p, per assurdo, no? Questo penso non lo voglia nessuno, però non deve essere nemmeno solamente quello, la colonna portante, ci cioè deve essere anche tutto il resto. Comunque vi lasciamo anche qua sotto in descrizione la nostra reaction, perché abbiamo fatto un video della presentazione appunto di Nintendo Switch. Se ve la siete persa, la trovate qua sotto, basta un clic e la potete recuperare. E a proposito di Nintendo Switch, dobbiamo anche parlare di Breath of the Wild, il nuovo Zelda. Molto bello. E noi da fan della serie ci aspettiamo grandi cose. E diciamo che poi questo titolo farà da chiudipista per quanto riguarda il Wii U e da apripista per quanto riguarderà il Switch. Quindi ci aspettiamo grandi cose, ci aspettiamo che ovviamente ci possa colpire subito al day one, logicamente, che ci possa ispirare a tal punto da poterlo... Sì, da poter comprare la console insieme al gioco al day one. Sì, sì, sì. Esattamente. Sì. Ovviamente l'anno si prospetta molto interessante non solo dal lato Nintendo, ma adesso approfittiamo per parlare anche del lato Sony, quindi PlayStation 4. Si parla di esclusive. Si parla di esclusive, sì, un titolo veramente molto interessante, sono tanti interessanti. Chiamato Horizon Zero Dawn, ragazzi, il trailer mi ha colpito veramente l'alto, perché la prima cosa che ho visto sono state le ambientazioni scenari molto montanare, scenari molto ampi, che vagamente mi hanno ricordato quelli di The Witcher 3, che ragazzi, quello è un capolavoro, recuperatelo se non avete giocato, perché veramente a me mi ha durato 6 mesi, per dire, l'ho platinato. Noi ci ha colpito veramente tanto, cioè queste ambientazioni favolose, adesso ci studiamo magari anche meglio il gameplay, perché se è condito tutto bene, secondo me sarà uno dei migliori titoli del 2017. Già inizio a sbilanciarmi. Sì. Già inizio a sbilanciarmi. Possiamo fare, alla luce da quello che abbiamo visto, a cui abbiamo assistito alle tre, secondo me promette. Sì, promette molto bene. Vi ricordate quando precedentemente ho detto che il gameplay deve essere uno dei pilastri fondamentali di un titolo? Non solo l'impatto grafico, ma anche la trama e appunto il gameplay? Bene ragazzi, stiamo per parlare di un'altra esclusiva PS4 molto importante, molto attesa, divisa in 3 capitoli. Parliamo di una cosa molto molto importante che io aspetto veramente da tanti mesi. Squilla il telefono. Ciao Coco, dimmi. È Crash, è proprio Crash ragazzi. Adesso voi mi direte, no? Voi mi direte, la grafica è importante. Ok, sì. Ma secondo voi, no? Tutta la gente, compresi noi, dell'età nostra principalmente, perché ci siamo cresciuti, io vabbè sono stato molto più nintendario, ho giocato molto più lei, io l'ho recuperato giocatori anni 80 e anni 90. In tempi brevi, purtroppo, comunque ognuno di noi sceglie la propria strada. Apprezzeranno notevolmente questo percorso, cioè. E questa remastered è molto molto attesa, come dicevamo, e è immancabile, sì, perché per chi non ha avuto un'infanzia, ad esempio. Fisicamente bello, per carità, però il gameplay è veramente molto divertente, emozionante, quindi non veniamo l'ora di mettere mano su questo titolo. Sì, coinvolgente innanzitutto, poi anche i nemici che si affrontano comunque sono rimasti tutti nel cuore di noi giocatori, di chi comunque insomma ci si ricorda di loro, ci si ricorda di ogni minimo episodio giocato, ogni capitolo della saga, insomma. È bellissimo, veramente bellissimo. Non conosciamo la data precisa, però comunque prima o poi uscirà e lo aspetteremo a braccia aperte. Sarà uno di quei titoli che compreremo al day one, lo porteremo al canale il giorno dopo, perché veramente ragazzi è da avere. Tantissimi altri titoli poi arriveranno nel 2017, tra cui Red Dead Redemption 2, seguito dell'acclamato primo capitolo sviluppato da Rockstar Games, dove affronteremo un ampio open world con componenti sia single player che multiplayer. Speciali menzioni vanno anche a Gran Turismo Sport, Mass Effect Andromeda, che è il seguito del terzo capitolo che è uscito nel 2012, seguono a ruota Kingdom Hearts HD 2.8, Outlast 2, dove trovate tra l'altro in descrizione qui il gameplay della demo, Scalebound, South Park, scontri diretti e tanti, veramente tanti altri giochi che potrebbero rendere questo 2017 veramente uno degli anni videoludici più interessanti di sempre. Abbiamo parlato di Nintendo, delle esclusive di Sony, parliamo anche di Microsoft. Fra i vari titoli io invece mi soffermerei proprio sulla nuova console che uscirà sia alla fine del 2017, a Natale praticamente. Sarà una delle console più potenti, ovviamente attesa di Phil Spencer, quindi vedremo se sarà vero oppure no. Potrebbe essere una delle console più potenti mai viste sul mercato, perché comunque Xbox Scorpio farà leva su una grande potenza. Abbiamo già
6 teraflops se non sbaglio, quindi supera solamente con questo dato di gran lunga la PlayStation 4 Pro. Insomma, le nostre aspettative anche per questa console sono molto alte, come per Nintendo Switch. Vedremo come si comporteranno quelli di Microsoft, per l'appunto. Speriamo che venga supportata bene, che i titoli arrivino esclusivamente su quella console per favorire comunque l'acquisto, per favorire la potenza che dovrà dare Xbox Scorpio. La competizione è molto molto alta e vedremo come andrà a finire. Logicamente in descrizione sempre controllate, perché ci sono tutti i riferimenti che abbiamo fatto all'interno di questo video e anche di altri, quindi tutti i collegamenti sono qua sotto in descrizione. Ricordatevi del nostro canale Facebook, iscrivetevi anche lì se non l'avete ancora fatto. Tutto in descrizione. Vi attendono comunque quotidianamente delle notizie anche abbastanza importanti su tutti gli ambiti che trattiamo. Novità nostre, ma anche nell'ambito videoludico, notizie più o meno importanti su quello che c'è da sapere, magari anticipi, posticipi oppure novità. Analisti, roba. Sì, no, vabbè, sì, comunque nell'insieme. Seguiteci perché ne vale la pena. Iscrivetevi al canale, ovviamente un like e un commento per farci sapere cosa vi interessa maggiormente di questo nuovo anno videoludico. Ragazzi, condividete e cosa il video. Vi aspettate anche per quello prossimo, se volete correre in avanscoperta e parlare di dopo Natale 2017. Sì. Bontà vostra. Se avete già insomma le idee chiare anche sul futuro, vedere già i titoli che non sappiamo quando escono ma siete intenzionati ad acquistarlo, potete scriverlo qua sotto. Insomma, possiamo dialogare se vi interessano le nuove console che usciranno, se pensate che magari Sony opterà per, sembra una follia però un'assurdità proprio, già pensi a una PlayStation 5 anche se ha fatto uscire 3 modelli, quindi dubito proprio fortemente, perché deve dimostrare ancora i muscoli di PlayStation 4 Pro. Insomma ragazzi, qualsiasi cosa vi passa per la testa scrivetecelo qua sotto, noi siamo felici di rispondervi, di commentare insieme cosa ne pensate voi, cosa vi interessa. E direi che con questo noi vi ringraziamo per averci visto e ci vediamo in un prossimo video che sarà appunto il secondo del 2017. Esatto, un abbraccione forte, un grande abbraccio ragazzi, e ancora buon anno nuovo e a presto dai vostri Dreamers Love to Play. Ciao, ciao.